Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, stamattina, cioè oggi è un giorno speciale perché è il compleanno di Gabriele. Oggi Gabriele compie 13 anni. Adesso è mattina presto, per quello che vedete un po' così. Loro sono pronti perché, come dice la sveglia, devono andare a scuola. E poi la giornata la continuiamo, quando, cioè noi facciamo quello che dobbiamo fare, ma poi con Gabriele la continueremo quando tornerà da scuola. Dopo aver messo tutti quanti sui pulmini e mandati tutti quanti a scuola, io ho cominciato con le faccende. La prima cosa è stato cambiare le lenzuola del letto mio e di Maurizio. Ovviamente tutto questo con l'aiuto di Maisie, perché se no da sola non ce la posso fare. Dopodiché mi vado a legare i capelli, perché quando faccio questi lavori mi danno fastidio i capelli così sul collo che mi vengono in avanti, e inizio a piegare, a sistemare un pochettino di roba. Ho deciso di fare delle borse, quelle per la roba da portare su nelle camere, quella da portare giù, così almeno mi è più comodo portare giù la roba, faccio prima. E non rimane comunque in giro, ma dentro la borsa, anche se tipo non la vado a mettere a posto subito. Avevo appunto queste bacinelle piene di calze, calzine, cose, e quindi sono andata a piegare i vestiti, a metterli da stirare se li dovevo stirare, a piegare le mutande. Ho trovato un sacco di mutande mie e nel frattempo guardavo qualche video. Nonostante fossi da sola e avrei potuto metterlo sulla televisione, lo metto sempre sul telefono. Non so perché, ma non mi viene ad accendere la TV. Vabbè, e quindi questo. Poi stavo anche messaggiando, penso, con qualcuno e niente, quindi io sono andata a fare un po' di sistemazione della camera mia e di Maurizio. Allora, questo è il pranzo, vabbè, l'acqua, sì, senza tovaglia, e poi abbiamo pane con avocado, insalata, hamburger e qualche crocchetta di patate. Io le metterò meno perché nella friggitrice ad aria, guardate come me, ma sono super croccantissime. La mia colazione preferita è il pane con l'avocado. Anche la mia. Ed è arrivato il momento tanto atteso di tutta la giornata. Ah, Pia si sta mangiando le carote, non l'avevo visto. Sono le carote bollite. Comunque, è praticamente la preparazione della torta per Gabriele. Allora, volevo fare, siccome avevo necessità di non accendere il forno, ho preferito, cioè ho voluto provare a farli in friggitrice ad aria. E devo dire che, vedrete poi, non dico che non sono rimasta soddisfatta, però comunque è stato, non sono venuti benissimo, secondo me. Quindi, proverò a fare altre cose, ma
cioè, secondo me bisogna forse cambiare la ricetta. È venuto cotto e tutto, però secondo me bisogna ancora perfezionarla. Comunque la ricetta che ho seguito è di sempre Mary, zero glutine, 100% bontà. E io ho cambiato un pochettino le farine, però sostanzialmente ho usato le indicazioni che dava lei, infatti sono venuti comunque buoni, sono piaciuti a tutti, li hanno spazzolati via velocissimamente, però ecco, sicuramente un pochettino da perfezionare la ricetta, perché come è venuta non mi ha soddisfatto al 100%. Comunque ho iniziato con la frusta mano, come vedrete tra un po', ma poi mi sono resa conto che non ce la potevo fare e quindi ho preso poi il frullino. Ovviamente c'erano sempre le mie aiutanti, Giada e Pia, e niente, sono andata, Giada poi si è messa a spremere le arance, io sono andata a preparare il fondo, diciamo, della torta, l'impasto, e in tutto questo comunque mi ha sempre aiutato Pia, che non vedeva l'ora di fare una torta, era felicissima. Grazie mille, è stato un pacchetto di patatine al formaggio grande.
Pedro, Pedro. Facciamo due. Pedro. Uno grande, uno Pedro. Allora, buonasera, scusate se mi si vede poco. Allora, ho fatto, come avete visto, la torta di Gabriele. Adesso ve le faccio vedere. No, il plum cake. No, non li prendere, metti giù la palla. Ma perché è venuta fuori questa palla? Allora, qui c'è l'agendina che ho preso. E praticamente, come vi dicevo nel video, ho notato che quella giornaliera, quella dove scrivo le cose da fare, questo qui è il plum cake, facciamo per discorso dopo, è uno dei due plum cake, li ho messi, come avete visto, in friggitrice d'aria. Io li ho lasciati 30 minuti, ma secondo me potevano anche stare 25, un po' di meno, perché comunque sono molto abbronzati, però sono lievitati bene, si sono spaccati, quindi buono. E li ho fatti così perché avevo necessità di farli cuocere in friggitrice d'aria. Scusatemi se magari il tono della voce è troppo alto, ma ho un'orecchia tappata e non riesco a capire bene come farlo. Ma non puoi mangiarlo adesso. Basta. Ma la pasta, un attimo. Allora, quindi ho preso questa qui, che non è un bullet journal, è un'agenda a righe, dove ancora non ho scritto niente, e che ogni pagina la utilizzerò per un giorno. Ora, è vero che ci sono giorni dove magari non ho tante cose da fare, ma in realtà ce l'ho sempre. Mamma, Giada non arriva. Adesso la chiamiamo. Però siccome sono 96 pagine, ma aspetta! Siccome sono 96 pagine, quindi per 3 mesi, una la utilizzerò per scrivere il nome del mese, quindi inizierò ad utilizzarla a marzo, quando a scrivere marzo in modo molto semplice, senza esagerare con i fronzoli, come vi dicevo. Attaccherò sempre qualche adesivo per renderla un pochettino più carina. E volevo, siccome la pagina è molto larga in realtà, fare una riga qui e poi andare a scrivere le spese che ho sostenuto quel giorno. In realtà lo farò al contrario, lascerò lo spazio sotto, perché secondo me è meglio, tipo non so, 4 righe, io direi 4 righe, che poi sono in realtà 5, perché c'è ancora quella proprio in fondo alla pagina. E poi al massimo le scrivo, cioè, capito, doppie. Comunque, adesso volevo andare a fare questo qua, e perché mi sono accorta di aver bisogno di un'agenda dove io scrivo quello che ho da fare giornalmente, che mi posso portare dietro facilmente anche quando sono in giro. Se mi devo scrivere, tipo andare dal dottore, ho bisogno di avere questa agenda sempre dietro e poterla consultare, perché altrimenti a mente rischio di dimenticarmi qualcosa, e che il bullet journal mi stia a casa non mi serve a niente. Quindi ho deciso di fare così, vediamo se mi trovo bene. L'altro, come vi dicevo, rimarrà, perché comunque lo andremo a fare poi in questi giorni. Io andrò a metterci le spese fisse, quelle lì le tengo segnate lì, poi andrò a segnarci, come facevo adesso, il riepilogo del mese delle spese, quindi con questa alla mano andrò a... Cosa stai facendo? Così avrò un bambino. Ah, non ci sta, amore, la maglia è troppo piccola. La andrò sempre a segnare là, e poi là volevo segnare anche, come vi ho già detto, il riepilogo, che però sarà quella pagina, e poi ce lo andrò a scrivere per tutto l'anno, delle collaborazioni che faccio con i brand, per tenerle traccia, perché sennò mi dimentico. E basta. Praticamente servirà solamente più a quello.
poi vediamo se nell'andare avanti dell'anno magari mi viene voglia di scriverci qualche altra cosa, allora ce lo vado a scrivere. Comunque per adesso inizio a sistemare un attimino qua, perché domani appunto è già il 1° di marzo e quindi almeno domani vorrei averlo pronto. Per me domani è il 1° di marzo. Poi da domani andrò a, domani se riesco, oppure dopodomani andrò a segnare tutti gli altri giorni. E boh. Posso accendere l'uno? No. Quanto ce n'è? 15 anni. One eternity later. Beh, non abbastanza. Cac, uno. Watch out. L'ombrina. L'altra luce. Aspetta! Vai! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te, tanti auguri a Gabriele, tanti auguri a te. Bravo Gabri! Gabri, sì, ma ti canto da solo tanti auguri. Chiudi. Solo guarda che adesso lo regala anche la mamma. No, tutto.
Sei pronto? Sì. No, non sei pronto. Perché? Ti devi alzare in piedi sempre con gli occhi chiusi. Ti dovresti sedere. Perché è troppo alto. Un secondo. Ok, non devi muovere la borsa. Perché tutti noi vogliamo vedere la faccia di quando vedi quello che c'è dentro. Perché? Sei pronto? Sì. Vai! Non tirarci gli schiaffi. Scusami! È pieno di polvere però. Per forza! È un mese che è di là. Con la forza brutta. È enorme! Vai, prendilo che io tengo la barca. Vai. Ale. Ma che cos'è? Ecco, mamma, il cavo vigilà. Vigilante. Guarda, questo qui. Lo so. La barca appostato. Ma cos'è? Perché? Allora, come avete visto, il regalo è piaciuto, non avevamo dubbi, perché Gabriele erano anni che ci chiedeva il computer fisso. Il problema è che ha dei prezzi assolutamente irraggiungibili, cioè veramente anche quelli che costano poco hanno comunque dei prezzi altissimi, e quindi gli abbiamo sempre detto che purtroppo non potevamo, cioè non era una cosa fattibile. Quello portatile gliel'abbiamo preso perché sapevamo gli sarebbe servito per la scuola, ancora di più che lui è disgrafico, quindi ne ha assolutamente bisogno, perché altrimenti sarebbe impossibile capire quello che scrive anche per i professori. Infatti lui lo porta tutti i giorni, glielo fanno usare tutti i giorni, temi, le varie cose le fa lì, mentre invece se ci sono da prendere degli appunti oppure queste cose qua le fa sul quaderno. E però lo desiderava tanto, ho trovato per fortuna una grande offerta da una ragazza che ho conosciuto tramite TikTok, ma che abita ad Acqui, cioè che comunque sta ad Acqui, e mi è andata bene che appunto ci siamo scambiate l'amicizia anche su Facebook e tutto, e lei ha messo appunto che vendeva questo computer, compreso di appunto il motore, praticamente il pezzo principale, con anche il monitor, le casse, la tastiera, il mouse, e quindi quando l'ho visto, insieme c'era anche il VR, e quando l'ho visto io gli ho detto a Maurizio: glielo dobbiamo prendere perché un'altra occasione non ce l'abbiamo, e visto che comunque lei lo vendeva a poco, cioè una cifra accettabile, perché il VR con il computer completo di tutti i pezzi l'abbiamo pagato 120 euro, resettato da lei in modo che come se fosse nuovo, e quindi sinceramente ho detto: dobbiamo assolutamente prenderlo, un'altra occasione così non ci ricapiterà mai più, e quindi abbiamo scelto di prendergli questo. Ma siccome era comunque una cosa importante, abbiamo diviso, come avete visto, i vari pezzi nei vari giorni. L'unica cosa che gli abbiamo dato fuori da questi giorni è stato il mouse, perché il suo, quello che aveva, si è rotto, e quindi gliel'ho dovuto anticipare, e e poi abbiamo dovuto invece integrare con appunto i cubi di Rubik, perché lui voleva i cubi di Rubik. Quindi siamo stati contenti, lui è stato felicissimo, ovviamente lo sta già usando,
ancora non benissimo, perché comunque col fatto che deve andare a scuola ovviamente non ha tantissimo tempo, però comunque felicissimo, se l'è messo già a posto nella sua scrivania, quindi sono contenta. E quando mi chiedete perché 7 regali, perché generalmente noi bambini, a parte le cose che gli servono, quindi scarpe, pantaloni eccetera, ma le cose un pochettino più costose, un pochettino più particolari, che desiderano proprio tantissimo e magari normalmente non si possono prendere, le teniamo sempre per il compleanno. E poi perché 7? Perché a parte il festeggiato noi siamo 7, quindi ognuno di noi pensa ha un regalo da fare al festeggiato, e quindi sarà il regalo poi acquistato sì da noi, ma scelto dal fratello o dalla mamma o dal papà. In questo caso tutti sapevamo che Gabriele desiderava il computer fisso, quindi quando ho trovato l'offerta siamo stati tutti quanti d'accordo e abbiamo appunto diviso i regali nei vari giorni. Compreso appunto il VR, e invece il cubo di Rubik l'aveva detto a una delle sue sorelle, che ovviamente prontamente è venuta a riferirmelo, e quindi abbiamo inserito anche questo. E niente, vi ho fatto vedere anche Plum Cake, comunque sono venuti bene dentro, erano ben lievitati, molto buoni, però ecco, diciamo che mi trovo meglio a fare porzioni più piccole dentro la friggitrice d'aria e non queste piccoline, però sono utili nel caso doveste accendere qualcos'altro, siccome la friggitrice d'aria consuma, cioè praticamente si consuma meno del forno. Quindi io sono stata contenta, è piaciuto, se lo sono mangiato tutto quanto, adesso vedete ancora un pezzettino, ma comunque poi se lo sono mangiato. Le sorelle, come potete vedere, lo stanno aiutando a pulirlo un pochettino, ma poi lo aiuterò io ad aprirlo per pulirlo bene dentro, perché comunque era un po' pieno di polvere, poi stanno qua più di un mese, la polvere si è aumentata ancora di più, e intanto io giocavo anche un pochettino con Pia, e con, tra una pulita e l'altra, una risata e l'altra e una giocata e l'altra con Pia palla, e io vi saluto, vi ringrazio se avete guardato il video fino a qua, se avete, grazie per tutti gli auguri di buon compleanno che avete fatto a Gabriele, che sono sicura farete anche sotto questo video, ma poi in uno dei prossimi video vi farò ringraziare direttamente da lui, perché comunque è giusto. E è stata una giornata speciale, ma anche intensa. Cercherò di parlarvene poi in un prossimo video. E comunque niente, lui è stato contento del regalo, sono stato contento della torta, e quindi questo mi basta. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!